Ciao, rieccomi cari amici, mi sono convinta e ho deciso di girarvi un piccolo video dettagliato solo sugli ombretti della palette che ho comprato ieri, questa qua della Revolution, che ho aperto prima, anzi me l'ha aperta mio padre perché era un po' sigillata. No, era sigillata. Allora, questa qua della Revolution Reloaded, che è una dupe di una palette famosa che non ricordo il nome, non lo so, non sono molto informata, avvezza a tutte le marche di make-up high cost. Comunque, vi faccio solo vedere gli ombretti in azione, se rendono, se sono polverosi, se sono scriventi, però per quello che so fare io. Non vi soffermate su tre parti del viso. Qua prima ho messo un po' di blush illuminante e rossetto quello pink geranium che ho girato l'altro video per darmi un po' di luminosità, però ora vi mostro questi ombretti, questi qua, che hanno i toni dal verde e poi hanno colori un po' shimmer e ci sono dei colori sull'arancio, un color tortora e mi pare un grigio scuro. Io ora non so come mi devo truccare perché a me i trucchi pesanti sul mio viso non piacciono, mi piacciono tanto sulle altre persone, però su di me no, c'è mio padre in terrazza che fischia, lasciatelo perdere. Allora, cominciamo subito. Allora, per pulire il pennello io uso questo prodotto, questo aggeggio che ho comprato tempo fa da Wycon, che è il pulisci pennelli. Lo vendono pure su AliExpress, su Wish, ho sentito dire, però in questi siti non l'ho mai comprato io e non mi ricordo manco quanto mi è costato sinceramente. Comunque è molto molto utile, molto molto utile. Allora, non so da dove cominciare, parto da una base chiara, tanto per fare tipo la base, questo chiaro, aspettate, il primo, il chiaro, che non ha i nomi però. Dovevo mettermi il cerchietto per tirare indietro i capelli, ma me lo sono scordata di prendere. Comunque. Non è che si nota tanto sta biancura. Forse personalmente di presenza sì, comunque. Pulisco perché uso sempre lo stesso pennello, perché devo usare sempre ombretti. Cosa scelgo? Voglio fare un trucco sul verdino e poi un po' di shimmer. Quale uso? Sono indecisa tra due colori, tra questo e questo. Beh, uso questo tipo un verde prato più scuro, vediamo che esce fuori. Boh, io manco so se sono tanto scriventi, sì, un po' scrivono. Dovrei fare gli sfocci sul dorso delle mani, però. Comunque ormai me li sto mettendo nella palpebra. Niente. Allora, ora pulisco. Qui è arrivato il caldo forte, diciamo forte sì, però fino a un certo punto, perché comunque ora c'è stato un poco d'aria. Da domani si aspettano i 40 gradi, mamma mia. Io comunque oggi sono andata un po' al mare, ci sono andata sabato scorso. C'era tanta confusione, ma non so com'è.
però questo mi sta piacendo. Questo secondo colore, che è più shimmer, più illuminante, mi piace. Anche se sembrano tutti dello stesso colore, secondo me. Stavo dicendo, da sabato sono stata a mare, ho cominciato sabato, però senza farmi il bagno perché l'acqua era super congelata. Però mi sono bagnata un po' le gambe e poi con lo spruzzino. Sono stata comunque poco, un'ora e mezza, e poi me ne sono andata. Poi ci sono andata questa mattina, c'era poca gente perché comunque durante i feriali le persone lavorano. Giustamente non c'è molto afflusso. Poi ora vengono tardi, non è che vengono alle 8:30, 9. Dalle 10 in poi si cominciano a vedere più persone. Comunque il clou delle persone è il sabato e la domenica, che c'è un macello. Ora vediamo quando è che mi faccio sto bagno. Ancora non ho avuto il coraggio. C'è la mia cagnolina, Laika. Non me la posso vedere perché sto facendo sta cosa. Se ancora resta qui e io finisco il trucco, ve la mostro che ha in braccio, come la prendo. Vediamo un po'. Ma io non so manco quello che sto combinando, mi sto facendo proprio. Perché siccome sono con lo specchio, lo schermo del telefono, non ho uno specchio a parte, perciò non è che mi vedo tanto da vicino quello che sto combinando. Vedo che questo colore, vi faccio vedere, è un pochino più shimmer, questo, un pochettino più luminoso, però non capisco bene se mi sto combinando male. Comunque, non voglio mettere altro perché non voglio sembrare una maschera, perché già questo rossetto che ho addosso è troppo appariscente. Niente, ci sono altri colori comunque. C'è questo borgogna che io già ce l'ho, quello nella palette di Clio, la First Love. Poi questo senape non ce l'ho mai avuto, questo colore, e sinceramente mai usato. Sono colori particolari, con un make-up particolare. Non so se lo userò, spero di usarlo, però è calibrato bene perché troppo, troppo su di me non mi piace. Allora, questo, diciamo, sono gli ombretti che ho utilizzato. Allora, ho utilizzato questo qua, questa cialda, questo qua, e poi ho utilizzato quello shimmer è quello là, più verde, più brillantinato. Altro non uso perché a me non mi piace mischiare troppi colori. Comunque ho la palpebra non molto grande, perciò non mi va di mischiare troppi colori, mi sembro mascherata. Posso mettere vabbè, un po' di eyeliner, metto la matita invece. E che la matita, il coso con la matita non l'ho portata. Un attimo, aspettate un secondo, perché l'ho lasciato di là. Eccomi, ho preso il vasetto con il portamatite. Io, come voi ben sapete, ormai ho comprato questa di Douglas, come si chiama, questa automatica waterproof, e non cambio più. Non utilizzo più matite temperabili perché ogni volta devo prendere temperamatite e poi devo buttare il resto, devo cercare dove buttarlo, poi certe volte una a premura, perciò ormai comprerò da sempre queste matite automatiche, anche perché mi dà una resa maggiore, almeno questa matita di Douglas, che costa sulle 8 o 7,50, veramente rende meglio di tutte le altre matite, meglio della 09 di Maybelline, no, Maybelline, scusate, Pupa. La Multiplay l'ho usata tanto, te tanto tempo, anche quando ero più piccola, più ragazzina, però fa un bel nero, però poi mi sbava tutta qua. E sinceramente negli anni ho visto anche altri colori di matite di un nero più intenso.
E sinceramente sta cosa di temperare ogni minuto mi dà noia. Allora, mi metto magari un po' di che non vedo bene quello che sto facendo, comunque. Allora. Vabbè, non c'è bisogno che metto eyeliner. Perché vi faccio ridere quando io mi metto l'eyeliner che non me lo so mettere. Vi volevo mostrare solo la resa degli ombretti della Revolution. Non so come vi sembrano, scusate perché. Allora, a me questo brillantinato mi piace un sacco. Però sinceramente l'altro io me lo immaginavo un pochettino più scrivente. Ecco, c'è la luce del giorno e perciò non si vedono bene. Ho paura che rovino le cialde. Allora, questo ombretto me lo immaginavo un pochettino più scrivente, questo diciamo verde prato scuro e bosco, ecco. E me lo sarei immaginato un pochettino più scrivente. Infatti ho fatto un piccolo sboccio nel polso qui. E sinceramente tutta questa scrivenza non mi pare che ci sia. Certo, la palette è costata una manciata di pasta, comunque, perché è costata 4,99 euro, 5 euro, ormai si può dire. Ma sono molto famose e gettonate queste palette, perché sono il gruppo di palette famose. Sono carine da usare tutti i giorni. Certo, non so se il trucco rende come qualità degli ombretti un'intera giornata. Beh, si dovrebbe usare il primer che io qui c'ho, avevo portato, ma non me l'ho messo perché mi sono concentrata a farvi vedere comunque la colorazione degli ombretti sugli occhi. Io ho comprato questo in un negozio, in occasione che avevo una cerimonia, perciò il trucco mi dovevo adorare tutto il giorno. Questo della Rimmel, e sinceramente l'ho usato solo una volta, però il trucco quel giorno, diciamo quella sera, che poi mi sono truccata di pomeriggio, mi è durato veramente. Poi sono arrivata la sera tardi, mi sono dovuta struccare tutto punto e mi sono trovata bene. Questo della Rimmel Fix e Protect SPF 25, perciò anche un fattore di protezione. Certo, è bene usarlo con una crema idratante sotto, perché c'è bisogno di idratazione per la pelle, e poi si mette questo primer. Va bene, questo è tutto, scusate, questo video è un pochino così da ridere, perché comunque questo trucco non è granché. Vi volevo far vedere infatti solo la scrivenza di questi ombretti. Sinceramente non mi ha deluso perché comunque una palette da 4,99, soprattutto come ho già ripetuto parecchie volte, questo qua luminoso, questo shimmer mi piace tanto. E comunque ci dobbiamo attenere comunque ai costi delle cose. Non possiamo pretendere la luna da una palette, da un prodotto molto low cost. Cioè che magari faccio non so che, ci sono prodotti low cost che veramente sono molto validi, però magari non possono durare nel tempo tutto il giorno, possono avere un'enorme scrivenza. Comunque, al di là di questo, io diciamo non sono rimasta molto delusa, ma mi piace questo ombretto. Voi dite la vostra, magari nei commenti dite che cosa ne pensate. Grazie e arrivederci. Ciao, buona serata.